Sono Flavio Gastaldi, sono il coordinatore della circoscrizione di Fossano dei Giovani Padani e sono anche stato eletto alla mia scuola, all'ITIS di Fossano, come rappresentante della consulta dei giovani. Sono anche coordinatore della circoscrizione, quindi di Fossano, di tutte le scuole di Fossano e quindi stato eletto in giunta nel consiglio di presidenza della consulta provinciale. Già che prima Paolo e Giorgio mi hanno nominato per l'incontro che avevo avuto ieri, con c'era anche Gianna Gancia e Roberto Cota tra gli altri relatori, abbiamo proprio visto come loro due, esponenti della Lega, hanno proprio saputo contrapporre alle parole, alle idee proprio più astratte i fatti delle persone della Lega. Proprio, è proprio una cosa che è stata molto sentita della platea. Detto questo, passiamo a parlare del mio gruppo. Siamo nati dopo il congresso provinciale, siamo nati a inizio dicembre. E eravamo partiti in 2 o 3, siamo partiti e adesso abbiamo avuto una crescita esponenziale perché man mano la voce si è sparsa e quindi siamo arrivati a più o meno una decina di persone adesso e contiamo ancora di allargarci, dato anche l'assemblea che abbiamo avuto all'IDIS, che ha riscosso molti consensi. Noi contiamo di prendere i giovani, soprattutto quell'elettorato sommerso, dei giovani che magari al posto di posti nella Camera, però non si osa a venire in sezione perché magari è troppo... magari è un ambiente un po' troppo istituzionale. Allora ci siamo noi che ci troviamo magari in un bar, un aperitivo o quant'altro, così e ci troviamo. Il problema che portiamo noi come gruppo di Fossano è quello dell'ospedale. L'ospedale di Fossano, che è un pronto soccorso che chiude alle ore 20 di sera, chiude. E quindi non riusciamo. In mattinata, se arrivano chiamate d'urgenza, addirittura l'ambulanza non ordina di portarle negli ospedali vicini, negli ospedali più vicini di Savigliano o Cuneo. Chiude alle ore 20, quindi la sera resta tutto scoperto all'interno fossanese. Quindi dobbiamo andare con le macchine, dobbiamo partire e andare a Savigliano o Cuneo. Dobbiamo andare. E quindi col problema delle strade, se c'è neve, se c'è altro, soprattutto d'inverno, è problematico. È in programma una nuova struttura in località Santa Lucia, giusto? Anna, sì, in località Santa Lucia, un nuovo ospedale, ma questo ospedale sarà solamente una struttura riabilitativa, cioè sarà sprovvista di reparti di degenza e di pronto soccorso. Quindi praticamente tutto il territorio fossanese sarà sprovvisto di pronto soccorso. Come se non bastasse, addirittura nell'attuale ospedale poi si rifà, nell'attuale ospedale di adesso si rifanno tutte le day surgery per poi tra pochi anni spostarsi nella nuova struttura, quindi si rifanno tutte queste day surgery e alla fine si spendono tanti soldi per poi tra pochi anni si sposterà e quindi si perderà tutto. Vi leggo il mio ordine del giorno. Praticamente, visto che l'ospedale Santissima Trinità di Fossano dispone di un pronto soccorso adeguatamente attrezzato, ma operativo solamente durante le ore diurne, chiusura alle ore 20, visto che si tratta dell'unico ospedale di riferimento per l'Interland Fossanese, è in progetto la costruzione di un nuovo sito ospedaliero in località Santa Lucia, che verrà adibito solamente a struttura riabilitativa sprovvista di reparti di degenza. Considerato che, in caso di emergenza, se la chiamata del mezzo di soccorso viene inoltrata all'ospedale di Fossano, questo ha l'ordine di trasportare il degente alla più vicina struttura ospedaliera sita in Savigliano, se una persona in stato di necessità ha bisogno di cure immediate, deve rivolgersi per forza all'ospedale di Savigliano e durante le ore notturne il pronto soccorso fossanese è chiuso e il tempo per l'arrivo sul sito d'emergenza e il conseguente trasporto in ospedale si protraggono per tempi insostenibili, impegniamo la presente assemblea a perfezionare la futura struttura, inserendo poi al suo interno un centro di primo soccorso, dotato di attrezzature adatte a qualsiasi tipo di emergenza, operativo 24 ore su 24 e che possa soddisfare le esigenze di tutto il territorio fossanese. Ecco, questa è la nostra proposta che portiamo all'assemblea e che ringrazio l'assemblea di avermi dato questa possibilità. Siamo sicuri che con Roberto Cota alla guida della regione ci arriveranno risposte serie e immediate per risolvere questo problema. Dobbiamo lavorare tutti insieme e Fossano si dà la piena disponibilità per vincere questa battaglia e portare Roberto Cota alla guida della regione Piemonte. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Roberto Cota.